Gli investimenti nelle tecnologie resistono anche per il 2021, pur riducendosi il trend di crescita che si è registrato negli ultimi 3 anni. Si prevede infatti una crescita pari allo 0,89%. Le nuove priorità sono quelle imposte dall'emergenza sanitaria. Così, per le grandi e grandissime imprese, si trova in cima alla classifica l'investimento in information security, con il 45% delle scelte. Per le PMI, invece, la scala delle priorità cambia completamente rispetto agli anni passati, con meno focalizzazione nelle scelte. Al primo posto sale l'investimento in sistemi per lo smart working, con il 33% dei rispondenti. Va detto che già da diversi anni stiamo assistendo ad una riconfigurazione delle fonti di stimolo per l'innovazione digitale. Ben il 78% delle grandi e grandissime imprese adotta azioni di Open Innovation, dato leggermente in crescita rispetto allo scorso anno. Un trend che si riscontra anche per le PMI, dove l'adozione di iniziative di innovazione aperta aumenta significativamente, quasi raddoppia se paragonata al dato rilevato lo scorso anno. Anche la collaborazione con le start-up è un fenomeno sempre più diffuso nelle grandi e grandissime imprese. Il 45% ha collaborazioni attive, mentre nelle piccole e medie imprese si sta diffondendo con più ritardo. Dal nostro punto di osservazione, il 2020, nonostante la situazione senza precedenti, è stato un anno interessante per le start-up nazionali, molte delle quali sono state in grado di adattarsi per contrastare gli effetti della pandemia. Il 63% delle startup intervistate ha intrapreso iniziative a supporto dell'emergenza Covid-19. Tra queste iniziative, le principali sono state il lancio di nuovi prodotti o il rilascio di prodotti esistenti in modo gratuito. Chiaramente, anche per le startup non sono mancate le difficoltà. Tuttavia, il 42% ha riscontrato maggiore stimolo a collaborare con attori esterni e si è registrata una spinta in 3 direzioni. Intensificare le attività di testing, aumentare le attività di raccolta feedback dai clienti e adottare progetti di innovazione con una visione sociale. Le iniziative censite nel panorama startup high-tech italiano per fronteggiare l'emergenza sanitaria da coronavirus a livello nazionale sono 256, di cui il 13% nate proprio per rispondere alla pandemia. Tutti i settori sono coinvolti: e-commerce, turismo, sanità, fintech, trasporti, educazione, per citarne alcuni. Abbiamo voluto chiamare effetto startup questo prodigioso fenomeno. Anche le imprese in questo momento dovrebbero ragionare come le startup. Del resto, come insegna Darwin, sopravvive chi si adatta al cambiamento.